Ciao ragazzi, bentornati. Concludiamo questo nostro breve viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale. Prima di partire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Il 18 gennaio 1919 iniziano i trattati di pace di Versailles, che si svolgono appunto nella reggia di Versailles a Parigi, e durano per oltre un anno e mezzo. In questi trattati è necessario ridisegnare la carta politica del continente europeo, sconvolta dal crollo contemporaneo di ben quattro imperi: l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero turco e l'impero russo. Si deve non solo ricostruire un equilibrio europeo, ma è anche necessario tener conto di quei principi di democrazia e di giustizia internazionale ai quali gli stati dell'intesa hanno fatto appello soprattutto nella parte finale del conflitto. E non si può nemmeno ignorare un'opinione pubblica sempre più infiammata dal nazionalismo, che è diventato ormai un fenomeno di massa. Si è convinti che il nuovo disegno dell'Europa si baserà sul programma in 14 punti del presidente americano Wilson, del quale abbiamo parlato in un capitolo precedente. In pratica però la realizzazione del programma si rivela molto problematica. L'Europa è popolata da gruppi etnici spezzati tra di loro e non è facile applicare principi di nazionalità ed autodeterminazione senza rischiare di far scoppiare delle crisi. Questi problemi escono fuori fin dalle prime discussioni tra i capi di governo. E un altro argomento di discussione è anche il contrasto tra l'ideale di una pace democratica e l'obiettivo invece di una pace punitiva per gli sconfitti. E questo contrasto emerge soprattutto quando arriva il momento di discutere le sanzioni da applicare alla Germania. I francesi infatti non si accontentano della restituzione dell'Alsazia e della Lorena, ma chiedono addirittura di spostare i loro confini alla sinistra del Reno. E questo significherebbe l'annessione alla Francia di terreni molto ricchi e popolosi per la Germania. Questi progetti francesi trovano una netta opposizione da parte del presidente americano Wilson e degli inglesi, che sono contrari allo strapotere di un unico Stato nello scenario europeo. I francesi così rinunciano al confine sul Reno e la Germania, pur salvando quei territori, subisce tuttavia delle clausole che, se applicate, la escluderanno per un lungo periodo dagli scenari europei come una tra le più grandi potenze europee. Il trattato di pace con la Germania viene firmato il 28 giugno 1919 e più che un trattato si tratta di una vera e propria imposizione subita dai tedeschi sotto la minaccia dell'occupazione militare e del blocco economico. Dal punto di vista territoriale, questo trattato prevede innanzitutto la restituzione dell'Alsazia e della Lorena alla Francia, poi il passaggio alla ricostituita Polonia di alcune regioni orientali, più tutta una serie di colonie che vengono spartite tra Francia, Gran Bretagna e Giappone. Ma la parte più devastante di questo trattato per la Germania sono le clausole economiche e militari. La Germania infatti deve rifondare i vincitori dei danni subiti durante il conflitto e l'entità delle riparazioni è tale da impedire alla Germania una vera e propria ripresa economica per molti anni. I tedeschi inoltre devono abolire il servizio di leva e rinunciare alla marina da guerra, a ridurre la consistenza del proprio esercito e a lasciare smilitarizzata l'intera valle del Reno. Queste sono condizioni umilianti, tali da ferire la Germania nel proprio orgoglio e soprattutto in questo ambito si farà strada, dopo qualche anno, la politica di Adolf Hitler. Per quanto riguarda l'ex impero austro-ungarico, viene creata la nuova Repubblica d'Austria, il cui territorio arriva ad occupare appena 85.000 km quadrati, abitato da 6 milioni di cittadini di lingua tedesca. Il trattato inoltre prevede che l'indipendenza austriaca sia affidata alla tutela della Società delle Nazioni, formula che serve a mascherare l'opposizione delle potenze vincitrici all'eventualità di una unificazione con la Germania. A trarre vantaggio dal crollo dell'impero asburgico sono, oltre agli italiani, gli slavi. I polacchi della Galizia si uniscono alla nuova Polonia. I boemi e gli slovacchi coinfluiscono nella nuova Repubblica di Cecoslovacchia, uno stato federale che comprende anche una minoranza di 3 milioni di tedeschi, i Sudeti. Gli slavi del sud poi si uniscono a Serbia e Montenegro per dar vita alla Jugoslavia. A questo poi va aggiunto l'ingrandimento della Romania, il ridimensionamento della Bulgaria e la quasi totale estromissione dallo scenario europeo dell'impero ottomano. Un altro problema molto importante per i vincitori sono i rapporti da instaurare con la Russia rivoluzionaria. Le potenze occidentali impongono alla Germania la rottura del trattato con la Russia, ma non riconoscono la Repubblica Socialista,
che peraltro non partecipa alla conferenza di pace, e anzi vengono riconosciute e protette le nuove repubbliche indipendenti che si sono formate con l'appoggio dei tedeschi nei territori baltici perduti dai russi, ovvero Estonia, Lettonia, Lituania. La nuova Russia si trova così circondata da tutta una serie di stati cuscinetto. Stati cuscinetto che le sono fortemente ostili. Un vero e proprio cordone che ha un unico obiettivo: bloccare ogni possibile spinta espansiva della Repubblica Socialista. E l'Europa che esce dalla conferenza di Parigi, dai trattati di Versailles, conta ben 8 nuovi stati. E l'ennesimo problema che esce fuori dalla conferenza di Parigi è quello di mantenere, di assicurare un futuro, una stabilità all'ordine europeo che è venuto fuori appunto da questi trattati. Garantire la sopravvivenza del nuovo assetto territoriale. E alla salvaguardia della pace dovrebbe provvedere la Società delle Nazioni, la cui istituzione era già stata proposta, se vi ricordate bene, nei 14 punti espressi da Wilson, dei quali abbiamo parlato in un capitolo precedente. Questo nuovo organismo prevede da parte di tutti gli Stati membri la rinuncia alla guerra come metodo di risoluzione dei contrasti, il ricorso all'arbitrato e l'adozione di sanzioni economiche nei confronti di stati aggressori. Tutto questo non ha precedenti nella storia delle relazioni internazionali. Tuttavia va anche detto che la Società delle Nazioni è un organismo che nasce già in partenza con profonde contraddizioni. La più grave di tutte, l'esclusione da questa Società delle Nazioni dei paesi sconfitti e della Russia. Un'esclusione che limita la rappresentatività dell'organizzazione e ne limita la capacità operativa. E il colpo più grave la Società delle Nazioni lo subisce proprio da quello Stato il cui presidente aveva ipotizzato la sua nascita. Infatti, esatto, l'opinione pubblica americana non vede di buon occhio che gli Stati Uniti si interessino delle faccende sullo scenario europeo. E così il Senato degli Stati Uniti respinge nel marzo del 1920 l'adesione alla Società delle Nazioni. Il presidente Wilson è gravemente malato e non si ripresenta alle elezioni del 1920, che vedono una netta vittoria dei repubblicani, in seguito alla quale gli Stati Uniti adotteranno una politica di isolazionismo, di rifiuto delle responsabilità mondiali e di ritorno a una sfera di interessi continentale. E così la Società delle Nazioni finirà per essere egemonizzata praticamente da Gran Bretagna e Francia, e non sarà in grado di prevenire nessuna delle crisi che flagelleranno letteralmente il continente europeo tra le due guerre mondiali. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qua, siamo giunti alla fine di questo nostro breve viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale, spero che sia stato interessante, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video, e a me non resta altro che darvi appuntamento ai prossimi. Ciao a tutti!